Ciao, sono Luca, istruttore di Pilates Yoga dello staff Pilates Pescara e oggi andiamo a fare una lezione di Pilates Yoga di livello avanzato. Livello avanzato perché cercheremo di mantenere le posizioni per diverso tempo e questo presuppone un forte equilibrio, una buona concentrazione e una grande stabilità addominale. E successivamente ci concentreremo sull'allungamento di tutta la nostra muscolatura che abbiamo utilizzato. Partiamo riscaldandoci in piedi, piedi uniti, circonvoluzione delle spalle 8 volte. 1, 2, respirate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, circonvoluzione delle spalle al contrario, 1, cerchiamo di arrivare al massimo del nostro movimento, 2, bene, dietro, in alto e avanti, 3, ancora, 4, 5, esploriamo dove può arrivare il nostro corpo. 6, 7, 8 e partendo dalla testa adesso, pensando alla testa in maniera pesante, scendiamo giù come se la testa fosse un macigno e ci porta giù tutto il corpo lentamente. Cerchiamo di sentire tutte le vertebre molto lentamente. Respiro e scendo fin dove il mio corpo vuole arrivare. Quando sono arrivata al massimo, sto e respiro. Respiro profondamente dalla pancia, prendo aria dal naso, butto aria dalla bocca. Prendo aria dal naso, butto aria dalla bocca. Continuo piegando il ginocchio destro, riportando lo steso, piegando il ginocchio sinistro. Un ginocchio si piega, l'altro si stende. Continua a respirare dentro aria dal naso, fuori aria dalla bocca. Mentre respiro, le mie ginocchia, uno si piega, l'altro è steso e cambiano. Uno si piega, l'altro è steso e cambiano. E io prendo aria dal naso e butto aria dalla bocca. Continuo, ancora. Torno, piego tutte e due le ginocchia e srotolo la colonna per venire su lentamente. Piedi bene a terra e prendo aria, piego le gambe senza sollevare i talloni, fuori aria per tornare in posizione neutra. Dentro aria. Dentro aria, fuori aria, per tornare in posizione dentro, pancia dentro, testa che allunga in alto, sempre, dentro aria, più scendo, più la testa allunga in alto, fuori aria, dentro aria, fuori aria, dentro aria, fuori aria, sempre l'aria la prendiamo dal naso e la togliamo dalla bocca, prendo aria. Fuori aria, ultimo, prendo aria, rimango, adesso buttando fuori aria vado sulle dita dei piedi e ritorno con i talloni a terra, vado sulle dita dei piedi e ritorno con i talloni a terra, vado sulle dita dei piedi e ritorno con i talloni a terra, addome tenuto, glutei stretti, vado sulle dita dei piedi, ritorno a terra, dita dei piedi, torno, dita dei piedi, torno e rilasso stendendo le gambe.
Lascio la testa, lascio le braccia. Piego le ginocchia e srotolo per risalire lentamente. Adesso, posizione della sedia. A cavallo su una gamba. Piego l'altra. Mani unite. Mantengo questa posizione contando fino a 20. Addome tenuto. Forte la gamba che sta reggendo il mio peso. E sto 1, 2, 3, 4. 5, 6, sguardo fisso davanti, 7, 8, respiro, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lentamente risalgo per cambiare. Posizione, quindi a cavallo, altra gamba, piego, mani unite, addome stretto e sto. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, ancora 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adesso infilo il piede dietro l'altra caviglia, piede destro dietro caviglia sinistra, piego le gambe e con le braccia vado su. E ritorno giù. Posizione immobile, pancia dentro, sedere stretto, gamba di terra forte. Muovo solo le braccia, respirando. 10 volte. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 10 e ritorno. Controllo della posizione. Gamba di terra bella forte. Infilo il piede sinistro nella caviglia destra, piego la gamba di terra e trovo la mia posizione, pancia dentro, sedere stretto, respiro. Quando ho trovato la posizione, vado con le braccia. Uno, due, tre, addome contratto. 4, 5, 6, 7. Dovete sentirvi forti e stabili nella posizione. 8, 9, sguardo fisso davanti a voi, 10. Torno, abbraccio le ginocchia e stretch. Stendo le gambe, giù la testa, rilasso. Respiro dal naso, butto fuori aria dalla bocca. Sgancio le braccia, continuo a rilassare giù la testa. L'unica cosa stesa sono le gambe, il resto è tutto rilassato verso il pavimento. Testa, braccia, schiena. Piego le ginocchia e srotolo lentamente per risalire. Adesso riprendiamo la posizione del seggiolino, quindi
ci pieghiamo, flettiamo le ginocchia, mani in diagonale, lunghe in diagonale, sedere stretto e pancia dentro. Da questa posizione vado sulle dita dei piedi e mantengo la posizione. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno e riposo. E lo rifaccio. Piego le gambe, sento l'addome tenuto, allungo, vado sulle dita, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stretch. Rilasso, piego le ginocchia, poggio i piedi a terra in posizione del fanciullo. Respiro, sempre dalla pancia. Vado in posizione quadrupedica. Prima riscaldo un po' la schiena con l'esercizio del gatto. Quindi prendo aria, lascio cadere giù la schiena, butto fuori l'aria. E porto la testa verso l'ombelico. Dentro aria, lascio cadere la schiena. Fuori l'aria. E porto la testa verso l'ombelico. Dentro aria. Lasciate andare la schiena fin dove va, eh? Non poniamo freni. E fuori aria. Ancora dentro aria e fuori aria. Ancora dentro aria. Lasciamo andare la schiena, fuori aria. Più lo facciamo, più sentiamo che la schiena riesce ad andare ancora un pezzettino più oltre. Vado. E torno. Ancora vado. E torno. Ultima volta. Vado. E torno con la testa verso l'ombelico. Ritorno in posizione neutra. Posizione neutra vuol dire che cerchiamo di non andare né con la curva in giù né con la curva in su, ma di tenere la schiena piuttosto piatta, tenendo l'ombelico dentro. Da questa posizione, quando butto fuori aria, non faccio altro che staccare leggermente le ginocchia, portando tutto il mio peso sulle mani e sulle dita dei piedi. Quindi prendo aria. Quando butto fuori aria, stacco leggermente le ginocchia. Sento tutta la forza nell'addome. E riporto giù. Ancora, prendo aria. E pensando all'ombelico che va verso il soffitto, stacco le ginocchia. Leggermente le ginocchia si staccano. Attenzione a non portare sul sedere. Semplicemente stacco le ginocchia. Il resto del mio corpo rimane invariato. La posizione è sempre una posizione quadrupedica, ma con le ginocchia leggermente sospese. Ancora prendo aria. Quando butto fuori aria, è l'ombelico che va verso il soffitto e quello mi basta per staccare le ginocchia. E torno. Prendo aria. Buttando fuori aria, stacco le ginocchia. E torno.
per staccare le ginocchia e il mio peso deve andare tutto sulle mani, quindi le mani spingono bene al pavimento, e sulle dita dei piedi, quindi le dita dei piedi, il metatarso spinge bene al pavimento. Prendo aria e stacco, spingendo mani e metatarso al pavimento. Torno, riposo a posizione del fanciullo. Allungo le braccia, respiro dalla pancia, torno in posizione quadrupedica. Adesso, dalla posizione quadrupedica aggiungo all'esercizio precedente un piccolo particolare. Soffiando l'aria, stacco le ginocchia da terra, infilo la gamba destra verso sinistra, staccando il braccio sinistro. Poi infilo la gamba sinistra verso destra, staccando il braccio destro. Ve lo faccio vedere. Prendo aria, quando butto fuori aria, primo passaggio, stacco le ginocchia, secondo passaggio, mi inclino e infilo la gamba destra nello spazio sinistro e ritorno prima di scendere con le ginocchia. Lo faccio anche dall'altra parte, buttando fuori aria, stacco le ginocchia, mi inclino infilando la gamba sinistra, il peso sul braccio e torno giù. Lo devo fare, lo facciamo per 8 volte, cercando di mantenere la posizione e sentirci stabili in posizione e non fuori equilibrio. Questo lo possiamo fare solo se abbiamo, se stringiamo fortissimo l'addome e spingiamo con il braccio che rimane a terra ben sul pavimento. Partiamo di nuovo con infilando la gamba destra. Prendo aria, fuori aria, stacco, infilo, sto qualche secondo e ritorno giù. Con la gamba sinistra, fuori aria, stacco, infilo, sto qualche secondo e ritorno giù. Ancora, fuori aria, stacco, gamba destra, infilo, torno giù. Di nuovo, fuori aria, ginocchia, gamba sinistra, infilo, torno, giù. Di nuovo destra, stacco le ginocchia, infilo, torno, giù. Ancora sinistra, stacco le ginocchia, infilo, torno, giù. Ultima volta con la destra, forte, fuori aria, stacco le ginocchia, infilo, spingo bene sul braccio, torno, giù. Ultima volta con la sinistra, stacco, infilo, torno, giù, fanciullo a riposo. Rilasso. Da questa posizione cobra, scivolo con la schiena fino a stendere in alto, bene giù le spalle e spingo con le mani. Respiro. Dall'ombelico riprendo, fanciullo. Respiro. Di nuovo parte la testa, sinuosa, il mio corpo scivola come un cobra per arrivare su.
spingendo con le mani bene a terra. Riprendo da ombelico per tornare alla posizione del fanciullo. Ancora una volta, piego le braccia, parte il mio corpo e su. Spingo bene, non facciamo toccare le spalle alle orecchie, così. Questo non è giusto, devo spingere per poter stendere la schiena. Riprendo dall'ombelico, fanciullo, ultima volta, cobra, vado su, spingo giù le spalle, sento tirare tutto l'addome, riprendo l'ombelico, fanciullo, riposo. Respiro. Andiamo pancia sotto e facciamo il nostro swimming. Per fare lo swimming devo portare le braccia leggermente sollevate in avanti, le gambe leggermente sollevate indietro. L'ombelico, attenzione, fondamentale, che non tocca il tappetino ma viene aspirato dalla colonna vertebrale, quindi la mia mano può passare mentre io lavoro, e con le braccia e le gambe nuoto, respiro, pancia dentro, nuoto concentrandomi a stringere i glutei, a risucchiare l'ombelico dal tappetino e a sbattere braccia e gambe. E riposo. Lo rifaccio concentrandomi sull'ombelico tenuto, sulle gambe leggermente staccate, le braccia leggermente staccate e nuoto. Respiro. E riposo. Un'altra volta, risucchio l'ombelico, stringo i glutei, salgo, nuoto, torno, allungo, respiro. Torno giù e mi giro pancia su per fare la parte di stretching. Gambe lunghe, abbraccio la nuca, chiudo i gomiti e buttando fuori aria devo portare il mento verso il collo. Senza sollevare troppo la testa, altrimenti l'allungamento arriva nella zona dorsale. Invece voglio allungare la zona cervicale. Devo pensare per farlo semplicemente a chiudere i gomiti e a portare il mento verso il collo. Lo stiramento non deve essere molto aggressivo, soprattutto per chi ha problemi cervicali e schiacciamenti vertebrali e le protrusioni nella zona cervicale. Va bene allungare, ma senza andare a tirare troppo. Quindi ognuno deve ascoltare il suo corpo e sentire un allungamento benevolo e non dolore. Respiro.
torno, piego le gambe, accavallo la gamba destra sulla sinistra, le mie braccia, le mie mani vanno a prendere il ginocchio sinistro da dietro per portare sulla gamba sinistra. Questo è uno stretching per il muscolo piriforme. Da qui, buttando fuori aria, semplicemente porto sulla gamba sinistra col piede a martello e torno giù. 8 volte. Buttando fuori aria, porto sulla gamba sinistra e torno giù. E ancora. 3. Porto sulla gamba sinistra e torno giù. E ancora 4, porto sulla gamba sinistra e torno giù. E ancora 5, e torno giù. E ancora 6, torno giù. E ancora 7. Torno giù, devo sentire allungare tutto dietro il gluteo della gamba piegata, in questo caso alla destra. E ancora 8. Torno giù, lentamente, cambio la posizione, quindi a cavallo la gamba sinistra, con le mani vado a prendere il ginocchio destro e con il tallone destro vado su al soffitto, fuori aria, 1, e torno, 2, e torno, 3, e torno, 4, e torno, 5, e torno, 6, e torno, questa volta tirerai il gluteo della gamba sinistra, 7, e torno, 8, e torno, lentamente, sgancio le gambe, mani a terra lungo i fianchi e buttando fuori aria porto le mie gambe stese a 90 gradi, non devo andare né più giù né più su, schiena bene a terra, gambe a 90 gradi, ginocchia stese, talloni che spingono al soffitto più che possono e mantengo questa estensione per 10 tempi, 1, tiro, 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 2, 3, 4, addome stretto, 5, 6, mantengo e tiro, 7, 8, i talloni fondamentali, 9, 10 e rilasso lasciando giù le gambe. E lo rifaccio, porto sulle gambe, tensione 90 gradi, angolo di 90 gradi, non vado né più giù altrimenti sforzo la zona lombare, né più su altrimenti stacco il bacino, bacino a terra, talloni lunghi, lunghi in alto e sto, 10, forte, forte, 9, 8, i talloni vogliono toccare il soffitto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ginocchio al petto, rilasso e dondolo, un po' a destra, un po' a sinistra, lasciando la testa, lasciando tutto. Lascio tutto. Sentite quale parte della schiena è più rigida, dove va meglio. Non faccio altro che rilassare e respirare.
braccia lunghe dietro. Adesso piedi bene a martello, qualcuno mi tira i piedi verso l'esterno, qualcun altro mi tira le mani verso l'esterno e vado a creare l'effetto elastico con l'ombelico che spinge verso il pavimento contemporaneamente e soffiando l'aria. Vado allungo, 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 allungo e sto. Sto, sento tutta la schiena che tira, che si allunga. Respiro, respiro e lascio. E ancora i talloni spingono verso fuori, le mani spingono verso fuori, l'ombelico spinge verso il tappetino e vado, spingo, spingo, tutte trazioni opposte, fuori, fuori, tappetino, fuori, fuori, tappetino, la mia schiena si allunga. Allungo, 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 allungo e rilasso. E ancora una volta, tre forze opposte, mani fuori, talloni fuori, ombelico al tappetino, allungo, 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 respiro, rilasso, riporto le ginocchia al petto. Ora, buttando fuori aria per quattro volte, porto la mia testa verso le ginocchia, come se volessi chiudermi a pallina. Buttando fuori aria, chiudo. E rilasso. Buttando fuori aria, chiudo. E rilasso. Buttando fuori aria, chiudo. E rilasso. Butto fuori aria. Rilasso. Lentamente mi giro su un fianco per mettermi, mi aiuto con le mani, per mettermi seduto, allungare le gambe e rilassare la testa. Rilasso tutto, respiro profondamente, lascio andare la testa, le gambe, le braccia. Quattro respiri completi. Prendo aria dal naso, butto aria dalla bocca. Prendo aria dal naso, butto aria dalla bocca. Sentite la schiena come si rilassa e si allunga. Prendo aria dal naso, butto aria dalla bocca. Prendo aria dal naso, butto aria dalla bocca. Lentamente, partendo dal basso della mia schiena, srotolo la colonna per venire su. Molto lentamente, lentamente. Incrocio le gambe. Unisco le mani e allungo, 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 allungo e lascio andare in avanti, respiro e rilasso. Respirate profondamente, più allungo, più respiro. E ritorno. Ultima volta. Vado su e allungo, 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 allungo. Vado lontano e rilasso. Due respiri completi. Torno lentamente. Ciao, alla prossima. E continuate a seguire le nostre lezioni sul canale Pilates Pescara e se ovviamente se vi è piaciuta l'esperienza condividetela con i vostri amici e iscrivetevi al canale YouTube Pilates Pescara.